Non ho dati certi ed in questo momento siamo praticamente tutti chiusi, ma credo che riprendersi dalla crisi che stiamo affrontando non riuscirà a tutti. Mario Carfora lancia l'allarme sullo stallo che vivono i ristoratori e tutti gli operatori del comparto dell'ospitalità, preannunciando conseguenze gravissime anche nel Sannio. Molte attività nel Sannio non apriranno mai più, non apriranno mai più perché non si possono in qualche modo ammortizzare tanti mesi di chiusure in questo modo. L'esponente dell'associazione Mio Italia boccia i primi provvedimenti del governo Draghi. Non si può pensare di dare sostegno a delle aziende che sono chiuse da mesi, mesi e mesi, mediamente con un 5% del fatturato perso. È come voler salvare un naufrago in mezzo all'oceano dandogli un bracciolo. Se non ci sono i fondi per sostenerci, devono farci aprire rispettando tutti i protocolli di sicurezza. E infine lancia un appello alle istituzioni, a partire dal sindaco Mastella. Il silenzio di molti colleghi in questo momento, ma un silenzio perché secondo me il disagio è troppo forte e quindi si crea una sorta di anche depressione lavorativa che ti porta poi anche a non protestare più. Io faccio appello veramente al nostro sindaco Mastella di farsi portavoce con il governo e di iniziare affinché il governo inizi a prendere le decisioni sulle aperture o chiusure delle attività su base provinciale.